Quando fai la prestazione l'importante è arrivare lì, a creare. Poi a partite riesci a concludere 100%, altre magari per fare un gol ti servono più occasioni, in altre come è accaduto domenica non è arrivato il gol, ma ripeto, penso che abbiamo fatto un'ottima fase offensiva, anche quella difensiva sono convinto, però quando crei tanto poi, ripeto, ti può capitare qualche volta di non concludere proprio con zero reti, ma quando crei tanto prima o poi il gol arriva. Ma Spezia è una squadra che penso abbiamo dimostrato di poterci a giocare con tutti. Poi ovviamente quello che ho appena detto dimostra che è un campionato durissimo, non ci sono partite facili, scontate, è sempre stato così, quindi alla fine anche gli anni passati è capitato di trovare squadre costruite per salire direttamente e poi ha fatto molta più fatica, e anche squadre magari hanno solo l'obiettivo di salvarsi, magari di trovarsi in posizioni alte. Secondo me la cosa importante per noi è appunto avere la consapevolezza, possiamo giocarcela con tutti, ma poi anche l'umiltà di riproporre sempre quello che dobbiamo fare ogni partita, anche perché le prepariamo sempre comunque nel migliore dei modi. Ogni partita è uno studio a sé, quindi dobbiamo affrontarne una alla volta. Ora arriva la trasferta di Ascoli, in trasferta purtroppo spesso non ci va bene, ma anche per una questione magari di fortuna, ecco. Però credo che questo Spezia possa far bene anche a livello di punti, anche fuori casa. Sì, sicuramente, che fuori casa si è andato sempre in crescendo come prestazioni. Anche a Salerno l'ultima si è rimasti in 10, ma penso che la differenza di numero non si sia vista, anzi probabilmente secondo tempo in pratica non l'abbiamo mai fatti arrivare in porta, quindi ripeto, quando fai la prestazione prima o poi il risultato deve arrivare, e noi puntiamo sicuramente a quello, che la cosa che possiamo controllare noi è il nostro impegno e cercare di fare la prestazione. Poi hai comunque di fronte un avversario e comunque in casa, ma poi diciamo che più che differenza per noi fuori casa, la differenza la fa l'essere in casa per noi, nel senso che noi dobbiamo andare fuori e giocare, poi sicuramente possiamo avere un'arma in più in casa perché abbiamo il pubblico da nostra parte, ecco, quello sicuramente, ma fuori casa dobbiamo comunque fare la nostra prestazione come la facciamo in casa.